E siamo collegati con una persona che abbiamo già sentito in passato, lui è psicoterapeuta, docente presso l'Università Politecnica delle Marche, si occupa anche molto di dipendenze anche informatiche dei ragazzi, ma insomma è un conoscitore della psicologia dei ragazzi, e salutiamo dunque il nostro ospite di oggi, il professor Giuseppe Lavegna. Buonasera. Buonasera, benvenuto. I ragazzi stanno affrontando quest'anno, ogni anno si dice che la maturità è diversa dall'anno precedente, no? Cambiano, però quest'anno certo più diversa di così, soltanto un esame orale, per di più con tutti i professori con le mascherine. Voi che avete un osservatorio molto molto importante sui ragazzi, come si stanno preparando i ragazzi italiani alla maturità quest'anno? Beh, sarà una maturità unica e sicuramente la ricorderemo un po' tutti. Allora, noi abbiamo condotto questa ricerca, poi i dati sono proprio freschissimi perché sono usciti oggi, su 10.000 studenti, e ci dicono che i ragazzi rispetto agli altri anni, diciamo rispetto all'ansia fisiologica pre-esame, sono molto molto più in difficoltà. Considerate che il 45% di loro ci ha detto di essere completamente disperato all'idea di dover tornare in classe, in aula, a sostenere l'esame. Il 52% dice di non aver provato alcuna gioia col fatto che si stia per chiudere il percorso studentesco, quindi il percorso di studio. Non vedono più il futuro, e questo è il dato secondo me più allarmante. Noi durante il periodo di lockdown avevamo fatto una ricerca che si chiamava proprio Giovani Quarantena, quindi nemmeno 2 mesi fa, e in realtà la preoccupazione per il futuro era già prevalente, adesso l'è ancora di più, quindi quasi tutti i ragazzi, il 60%, prova ansia per il futuro e non riesce a immaginarlo. Quindi dei ragazzi che non desiderano più, che non immaginano più il futuro, dobbiamo un attimino fermarci e prestare attenzione a tutto, perché a mio avviso i ragazzi sono stati quelli più dimenticati in tutto questo percorso. Sì, perché loro si trovano di fatto a affrontare un esame che diciamo è considerato importante nel percorso di una persona, senza poi un confronto diretto e quotidiano con gli insegnanti, no? Che di solito c'è tutta la preparazione, ragazzi, così non vi preoccupate, tutta questa parte l'hanno vissuta diciamo a distanza, ma non diciamo fisicamente a scuola, e ora si trovano in un unico momento decisivo a tornare tra quelle mura che non vedono più da febbraio, per affrontare magari una commissione composta da professori che conoscono e uno che non conoscono, tutti con la mascherina, diciamo una situazione un po' kafkiana, diciamo così. Esatto. Beh, sì, sicuramente, anche perché, ripeto, anche le notizie, no, contrastanti che abbiamo avuto in questi mesi, si fa online, non si fa online, i ragazzi ci hanno detto che avrebbero preferito oramai chiuderla online. Ma lei che dice su questo? Se lei ritiene, appunto da esperto, che la scelta del Ministero, che ha insistito anche contro molti pareri a volerlo fare almeno un esame in presenza, sia stata una scelta giusta, corretta? Può essere giusta se c'è un pensiero, come immagino ci sia, psicologico, nel senso che io immagino che per un momento di chiusura, per poter elaborare la fine di un percorso, è importante. Io avrei preferito magari far fare l'ultima settimana ai ragazzi, quindi riportarli un pochino prima e non un giorno, proprio l'unico giorno, sostenere l'esame, perché almeno avrebbero potuto salutarsi, elaborare un po' anche il percorso che stava per concludersi e prepararsi alla situazione. Così li abbiamo messi davanti a sicuramente una situazione più ansiosa del solito, perché dopo 3 mesi ritornare in classe e sostenere un esame è complesso. Girano anche dei video di ragazzi anche molto teneri che dicono: ah, non possiamo cantare insieme notte prima degli esami, tutti quei riti, diciamo così, che ci sono, però diciamo che ecco, dal punto di vista della psicologia di un ragazzo, però poi voglio dire, passato questo scoglio, poi riprenderanno comunque tutta la loro, no, il loro stare insieme comunque sia, no? Oppure questa cosa produce comunque una psicologia dell'allontanamento, del distanziamento anche dopo, anche nei mesi successivi? Guardi, io ho fatto in questi mesi una campagna contro la parola distanziamento, nel senso che per me sarebbe stato più carino parlare di vicinanza, di sicurezza, perché secondo me ha un senso maggiore che distanza. Io sono tanto preoccupato in realtà, non voglio essere negativo, sono sempre molto positivo e ottimista, quindi penso che i ragazzi avranno le capacità, ma noi dobbiamo prestare attenzione sia ai termini sia a quello che sarà la costruzione del loro futuro. Perché è preoccupato? Perché la distanza, continuamente parlare di, cioè i ragazzi sono abituati a essere isolati,
rispetto all'uso della tecnologia è incrementata del quasi 80%, ma hanno un profondo senso di solitudine. Cioè, quindi io vedo ragazzini, guardate, prima di essere in linea con voi ho chiuso proprio una chiamata con una mamma disperata che mi raccontava che il figlio di 8 anni è ritornato a scuola, è ritornato in casa di un amico a trovare un amichetto, e lui è ritornato a una fase regressiva, è ritornato a farsi la pipì addosso. Ecco, quindi secondo me i ragazzi iniziano, quelli più piccoli sono molto molto preoccupati, e quelli grandi iniziano a percepire l'altro come pericoloso, e se iniziamo a percepire come l'altro pericoloso diventa, a mio avviso, veramente un problema, perché preferiremo sempre di più stare a casa. Quindi dobbiamo impegnarci a togliere questa idea nei nostri figli, che sicuramente si sono spaventati, hanno avuto paura, ma noi genitori serviamo proprio per questo. Quindi rispetto all'esame di maturità, penso che da qui in poi potrebbe essere un passaggio fondamentale ritornare alla socialità come mi immagino, e per questo le dicevo che forse un rito di passaggio, no? Farli arrivare un pochino prima in classe, certo, per ritrovarsi, sarebbe stato forse più salutare per loro. Ecco, dottor Lavenia, io la sto ascoltando con estrema curiosità, però un dubbio un po' mi viene, cioè io sono ottimisticamente convinta che in realtà gli adolescenti e i bambini abbiano più strumenti di noi per adattarsi a un cambiamento, e che quindi sia magari io enfatizzerei meno, diciamo, l'ipotesi del disagio, e sarei più propensa a credere a una loro capacità di adattamento al nuovo, una capacità di inventarsi una relazionalità che passi, e per loro passa già anche per strumenti che sono digitali. Gianluca Nicoletti definisce appunto gli smartphone, gli strumenti con cui comunichiamo a distanza, li definisce protesi emozionali. Io sarei propensa a credere che non sarà una generazione traumatizzata, cioè a sentirla io un po' d'ansia mi sta venendo, anche se non ho bambini in quell'età, però se ce li avessi mi sentirei un po' ansiosa in questo momento. Bene, io condivido quello che le dice. Io in realtà non penso che sia che i ragazzi non siano capaci di adattarsi. Io le posso dire quella che è l'esperienza degli ultimi 3 mesi e delle chiamate che abbiamo ricevuto giornalmente al numero verde su ragazzi con attacchi di panico, situazioni molto particolari. Sarà una minoranza sicuramente, però sono segnali da tenere. Quello che mi sta dicendo lei condivido, nel senso che io sono sicuro che i ragazzi sono capaci di adattarsi, ma la socialità non è dietro uno schermo e deve essere sociale, cioè bisogna ritornare, andare al mare, divertirsi e fare attività socializzanti. Proprio per questo che ne sto parlando. Insomma, con più spingerli, diciamo così, benevolmente, spingerli un po' fuori dalla porta di casa. Vatti a fare un giro, vatti a fare una passeggiata, perché magari c'è quella soglia da superare che ha un po' impaurito negli ultimi mesi. Ringraziamo il dottor Giuseppe Lavenia, grazie e buon lavoro.